Uno, nessuno, Raff. Mastroianni e Vallone penso che siano stati due, proprio due architravi del nostro cinema. La prima volta che Marlene Dietrich lo incontrò, disse di lui: «Sono entusiasta, è il primo uomo che non mi abbia parlato dell'Angelo Azzurro». C'è una sua fotografia in cui fa un brindisi con Chaplin. Una volta fu invitato a cena da Picasso, mentre con Dalí rischiò di farsi cacciare da un altro ristorante. Durante l'occupazione entrò nella Resistenza, fu catturato e torturato a Como dai repubblichini. Ma mentre lo trasportavano in carcere, si gettò dal camion mentre le SS gli sparavano addosso. Alle prime dei suoi spettacoli teatrali hanno assistito personaggi come De Gaulle, Camus, Beckett, Ionesco, Sartre. Questo attore poi è stato così ben voluto per la pulizia del suo volto, per la semplicità dei suoi movimenti. Lui aveva precorso i tempi ed era un attore che parlava le lingue. Non aveva sovrastrutture. Poteva fare qualunque cosa. Mi disse che il futuro è anche fuori dai confini del nostro paese, aveva ragione. Papà era di una grandissima intensità e grandissima presenza e poi soprattutto la preparazione, la scioglilingua, addirittura la matita tra le labbra, diceva tutte le scene in inglese, in francese, quindi lui aveva una preparazione continua. Ha lavorato con i più grandi registi, attori ed attrici del tempo, interpretando film rimasti nella storia. Out of the water and grab a girl for a passport. Ed altri totalmente dimenticati. Vorrei avere la soddisfazione di conoscere una donna. Era amico e ha collaborato con Peter Brook, Curzio Malaparte, Coco Chanel, Arthur Miller e tanti altri. Ma lo hanno anche scambiato per pastore o pescatore. Raff Vallone è stato prima sportivo che attore. Era uno capace di cambiare, ma restava in realtà se stesso. Suggeriva uno che si era fatto da sé anche studiando. Mio padre è sempre stato la mia icona, il grande esempio di vita. Da piccolo lo seguivo come spettatore, poi da grande sono stato anche con lui in scena e quindi è diventato collega. Giocò a pallone nel calcio professionistico nel Torino e una volta con quella squadra sconfisse la Juve. Nel dopoguerra gli fu addirittura affidata la cura della terza pagina dell'Unità. Lui è cresciuto poi con questa idea che nel Partito Comunista la classe intellettuale avesse un ruolo, quindi era una persona che si era preparata. Mio padre come attore ha potuto apprezzarlo nelle sue doti eccezionali e soprattutto questo grande carisma che aveva come uomo e come attore, che secondo me veniva alimentato continuamente dai suoi valori profondi, dalla sua trasparenza morale, dal suo senso della giustizia reale. Look at this stone. It has been lying in the water for a very long time, but the water has not penetrated it. Ha fatto innamorare le donne più belle dell'epoca. Credo che facesse molta gola a Marlene Dietrich. Li ho visti anche a cena insieme. Ma ne ha veramente amato una sola. Papà era innamorato, perso di mamma e mamma altrettanto di papà. In nostra presenza noi non abbiamo mai sentito dei litigi. Questa è stata una cosa, un amore assoluto e straordinario. La cosa bella era che quando appunto stavano a casa papà gli faceva delle sorprese, gli faceva, per esempio, continuava a scrivere dei biglietti a sorpresa, dei biglietti d'amore. Raff Vallone è uno dei volti più iconici del neorealismo e forse il primo attore italiano del dopoguerra ad essere stato internazionalmente riconosciuto. Lui ha vissuto il beneficio di essere un uomo bello, con un amore che è sempre stato celebrato, che aveva anche una famiglia molto compatta, fatta da ragazzi che lo hanno amato moltissimo e che continuano a ricordarlo con grande nostalgia, come da grandissima parte del pubblico. Ma bastava guardarlo negli occhi e lui
mi capiva e c'era un rapporto straordinario, diciamo, da padre e figlio. Come donna, come figlia, tu hai il primo modello di maschio che è tuo padre. Non è che uno lo ricerca uguale, però anche simile, anche difficile da trovare. E quindi diciamo che mi ha dato una bella fregatura, ecco. Fonti sostengono che lei è più popolare all'estero che in Italia. È vero o è un'affermazione gratuita? Beh, questo lo dice qualche produttore imbecille, ma insomma non è che faccia testo. Qual era la vera personalità e il vero talento di questo personaggio? Un poeta o un adorabile bugiardo imprigionato nel disordine dei suoi sentimenti? Un Don Giovanni o un marito premuroso? Un amateur della recitazione o una star che ha vissuto tra Parigi, New York, Los Angeles, Roma? Personaggio camaleontico ha vissuto 86 anni attraversando tante vite. Calciatore, partigiano, giornalista. E soprattutto attore. Ma un attore atipico che al teatro e al cinema visse in un paradosso. La sua recitazione era filtrata dai libri e dalla cultura, eppure era anche istintiva, spontanea, per niente intellettuale. Di lui Bocca ha detto: non era un attore, ma era il più bello e più attore degli attori veri. Era, si imponeva lui per una specie di aureola che aveva. L'aureola del grande attore. Non ce ne sono più. Chi è stato veramente Raffa Vallone? Uno, nessuno, 100.000.